sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario e vogliamo pregare anche per le vostre intenzioni e per quelli che sono collegati con noi in modo particolare, gli ammalati, soprattutto quelli del Covid, e le loro famiglie, perché la Madonna voglia intercedere per loro e ritrovare la salute. Oggi è il martedì e sapete, dedicato alla venerazione e adorazione del volto santo di Gesù. Chiediamo alla Madonna, ecco, i suoi sentimenti per adorare e riparare il volto di Gesù che ci ama e che continuamente ci protegge nella nostra vita. Chi si deve confessare dal piazzale può accedere alla porta della sagrestia, dove trovate un sacerdote disponibile per le confessioni. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Preghiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli ulivi. Gesù prega e soffre fino a sudare sangue, perché prende su di sé il peso di tutti i peccati dell'umanità, un peso inimmaginabile, e lo affronta con l'onnipotenza dell'amore, che è la vera forza di Dio. Ma chiede agli apostoli: pregate con me. Gli apostoli si addormentano e Gesù li rimprovera dolcemente dicendo: non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Gesù, noi vogliamo vegliare con te. Accanto al tuo infinito amore vogliamo che ci sia una goccia anche del nostro amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena straziante della flagellazione. Ma i veri flagelli sono i nostri peccati, perché ci fanno del male, ci rovinano e Dio non lo vuole perché è troppo buono e vuole il nostro bene. Isaia, il profeta, arrivò a dire: i vostri peccati vi rendono panni immondi, panni sporchi, vi rendono come foglie secche, spallottate dal vento. Molti purtroppo non lo capiscono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù coronato di spine. Davanti a Pilato, Gesù con coraggio disse: «Io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo». Allora ci sarà un momento in cui apparirà la vera grandezza di Dio, apparirà, e nello stesso tempo apparirà la meschinità di tanti personaggi che oggi vengono incoronati. Verrà l'ora della verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che viene coronato, viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario, accompagnato dalla sua madre fedelissima. La fedeltà di una persona si sperimenta, si verifica nell'ora del dolore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero del dolore è Gesù crocifisso, e dalla croce Gesù manda continui segnali di amore. Solo Dio può amare così. Pensate al crocifisso, che erano lì ai piedi della croce, lo sfidavano a dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E nella storia cristiana, tante volte si è ripetuto il gesto di Gesù, e questa è la grandezza del cristianesimo. Maria Goretti, con le pugnalate nel corpo, arriva a dire la notte del 5 luglio del 1902, perdono Alessandro, era l'assassino e voglio che sia con me in paradiso, l'assassino. E Giovanni Paolo II, il 13 maggio del 1981, pieno di sangue per dei colpi sparati in piazza San Pietro, mentre viene portato al Gemelli, ha la forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Questo è il cristianesimo, e inizia dalla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, pure sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, pure sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, origina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo, mentre incensa le lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, volgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine del Redentore, prega per noi. Prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi. Prega per noi, Madre sempre vergine, prega per noi, Madre immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Vergine prudentissima, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente,
prega per noi. Prega per noi. Prega per noi. Prega per noi. Prega per noi, 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 prega per noi. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, 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 prega per noi. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore per voi vicini e anche per tutti i lontani che ci seguono. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ora la nostra preghiera fiorisca subito in carità. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna e vogliamo affidare al suo cuore immacolato tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà, ma anche questo cammino penitenziale della Quaresima. E la Madonna certamente ascolterà le nostre preghiere e ci otterrà da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. Oggi è il martedì che è dedicato alla venerazione e adorazione del volto santo di Gesù. Chiediamo alla Madonna e a San Giuseppe che ci diano i loro sentimenti di adorazione e riparazione per consolare Gesù che ancora oggi viene offeso e oltraggiato. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe. Preghiamo. Custodisci con continua benevolenza, o Padre, la tua Chiesa, e poiché a causa della debolezza umana non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre da ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Su, venite, discutiamo, dice il Signore.
anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se voi vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Noi non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Mostraci, Signore, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole li getti alle spalle. Mostraci, Signore, la tua salvezza. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevo che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi soffre la lode in sacrificio, questo mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. In piedi. Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Lode, onore a te, Signore Gesù. Lode, onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare, e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti di onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
Parola del Signore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Seduti. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, una breve riflessione anzitutto sul volto santo di Gesù, perché, come vi dicevo, il martedì è dedicato alla riparazione e adorazione del volto santo di Gesù. Ecco, Gesù quando è venuto sulla terra è diventato un uomo come noi, quindi aveva un volto. Il salmista dice: lui era il più bello dei figli dell'uomo, la grazia era diffusa sulle sue labbra e quando parlava aveva un fascino così grande che la gente restava ammirata, parlava con autorità e poi quella sua parola si traduceva in gesti di amore per gli altri, compiendo miracoli strepitosi. Ma durante la passione quel volto santo è stato oltraggiato e beffeggiato. Pensate, già nell'orto degli ulivi, quando disse agli apostoli: l'anima mia è triste fino alla morte, vegliate e pregate con me. Ed essi raccontano nei Vangeli che ebbe questa sudorazione di sangue, il suo volto fu striato di sangue. E poi arrivò Giuda che lo baciò e lo consegnò agli erodiani, che lo portarono poi in città, e da Caifa e Anna, che erano i sommi sacerdoti di quell'anno, venne interrogato e mentre lui parlava lo schiaffeggiavano, senza aver nessun rispetto. E poi la crudele flagellazione fatta da Pilato. Sapete che presso gli ebrei non si potevano colpire più, si devono dare più di 40 colpi, invece i romani 30. Invece a Gesù hanno, possiamo dire, esagerato. Sapete che Gesù ha rivelato a Santa Brigida che ha avuto 1580 colpi. Pensate, quel corpo è stato ridotto proprio come un verme. Non c'era, dice Isaia, un posto sano. Era tutto una piaga. Immaginate quel sangue che è schizzato anche sul suo volto. E poi la parodia che hanno fatto dopo la flagellazione. Hanno cominciato a mettere Gesù come un re di burla. Gli mettono addosso un manto scarlatto, gli mettono anche in mano una canna e gli bendavano gli occhi e dicevano: salve re dei giudei. Pigliavano la canna e gliela sbattevano in testa e gli hanno rotto anche il setto nasale. Ma questo è nulla. E poi gli sputavano in faccia, gli tiravano la barba. E a un certo momento i soldati hanno visto che c'era lì un mucchio di spine, ne hanno fatto una specie di corona, un casco, e gli hanno messo in testa. E per evitare che cadesse con la canna, glielo conficcavano. E Gesù ha rivelato a Maria Valtorta, questa mistica del secolo scorso, che ha scritto l'Evangelo come l'ho visto io. Ecco, Gesù le disse che una di quelle spine gli ha traforato l'occhio ed è entrato nel setto nasale. Quindi possiamo capire il dolore che Gesù ha sopportato nel suo volto santo. E poi il viaggio al Calvario, quella croce che gli scava una fossa sulla spalla sinistra, tanto che esce fuori l'osso, e poi la crocifissione, questi chiodi spuntati, piantati nelle mani, nei piedi, e poi dopo morto anche quella lancia che gli ha traforato il costato. E Giovanni, che era lì presente, dice: da quella piaga uscirono le ultime gocce di sangue e acqua, per farci capire che Gesù ha dato tutto per la nostra salvezza. E noi come rispondiamo a questo amore di Gesù? Continuando a peccare, continuando a crocifiggerlo, continuando a mettergli la corona di spine, continuiamo a flagellarlo.
con i peccati che si commettono sulla terra contro i comandamenti. Ecco, noi rinnoviamo questa passione atroce di Gesù. E allora dobbiamo essere i consolatori di Gesù. Ecco, durante la Quaresima dobbiamo avere davanti agli occhi questo Gesù che va a morire per noi, per la nostra salvezza. E dobbiamo impegnarci a consolarlo, a togliere noi quelle spine, le spine dei nostri peccati, perché lui possa trovare sollievo, conforto. Avete sentito la parola di Dio questa sera? La prima lettura ci parlava di due città, Sodoma e Gomorra. A Sodoma era specie di omosessuali, Gomorra le lesbiche. E questi continuavano continuamente, tanto che Dio aveva minacciato di far piovere il fuoco e bruciarle. Avete sentito? Però Dio, prima di far questo, su, venite, venite, discutiamo. Se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili, cioè se vi convertite, mangerete i frutti della terra. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ecco, fratelli e sorelle, oggi Sodoma e Gomorra sta continuando, le cose le conoscete meglio di me. E ci sono anche leggi dello Stato che approvano queste cose e si mettono contro i comandamenti di Dio. Ma recentemente hanno fatto degli scavi lì sul Mar Morto e hanno trovato il sito archeologico di queste due città, Sodoma e Gomorra, bruciate. Quindi è vero ciò che dice la Bibbia. E allora, fratelli e sorelle, dobbiamo veramente riflettere. Dio ha pietà, misericordia, ma ci dobbiamo convertire. Questa pandemia che stiamo vivendo è un mezzo, uno strumento nelle mani di Dio per farci rientrare in noi stessi e togliere il male e il peccato, ma quanta gente sta diventando più cattiva di prima, purtroppo. E allora dobbiamo ritornare a Dio. Gesù nel Vangelo, avete sentito che cosa ci ha raccomandato? Di essere fedeli alla legge di Dio. E portava l'esempio di questi scribi e farisei, i quali avevano la bocca piena della legge di Dio, ma poi non la osservavano. E Gesù dice, non fate come loro, non fate come loro. Siate fedeli, osservate la legge di Dio. E poi c'è bellissimo quella frase ultima. Chi tra voi è più grande, si faccia vostro servo. E Gesù si è fatto nostro servo. Vi ricordate il giovedì santo che cosa ha fatto? Si è tolto le vesti, si è messo un grembiule e ha lavato i piedi ai discepoli. E quando Pietro gli ha detto, tu non mi laverai i piedi, Gesù gli ha detto, se non ti lavo non avrai parte con me. E San Pietro dice allora, non soltanto i piedi, ma anche la testa, il capo, eccetera. Per farvi capire che Gesù si è messo al nostro servizio. È venuto a salvarci, ha fatto tutto per noi. E noi pensiamo ad altro. E noi siamo presi in altre cose materiali. Avete sentito? Chi si esalta sarà umiliato, ma chi si umilia sarà esaltato. E allora, fratelli e sorelle, durante questa Quaresima guardiamo da un lato il volto di Gesù, oltraggiato, beffeggiato, sputacchiato, ecco, trattato come un malfattore. Però dall'altro lato, ecco, osserviamo i comandamenti di Dio. Siamo docili a quella parola di Dio che ci fa camminare sulla strada giusta. Basta con il peccato, basta con la cattiveria che c'è dentro di noi e attorno a noi e nel mondo. Ritorniamo a Dio prima che sia troppo tardi. Perché la Madonna nei messaggi lo dice, il Signore ha pazienza. Il Signore ha misericordia, ma è anche giustizia infinita. E quindi le cose le pagheremo tutti quanti se non ritorniamo a Dio. Ecco allora la Quaresima, questo tempo favorevole della nostra conversione, questo tempo, possiamo dire, di misericordia, di bontà, di grazia. Così lo chiama la Madonna. Questo è un tempo di grazia che state vivendo. Approfittatene. Per cambiare vita, per mettervi sulla strada giusta.
e allora non ve ne pentirete. E chiediamo alla Madonna il suo aiuto e solo anche a San Giuseppe in questo anno a lui dedicato e anche in questo mese di marzo che è tutto dedicato appunto a San Giuseppe. Queste anime così belle che erano tutte di Dio ci aiutino a far capire che la vera pace, la vera gioia, la vera serenità l'avremo quando Dio regna dentro di noi, come regnava dentro di loro. E allora cammineremo sicuri e arriveremo alla Santa Pasqua convertiti e trasfigurati. Sia lodato Gesù Cristo. In piedi. Fratelli e sorelle, il pensiero della nostra piccolezza e della nostra indegnità ci spinge ad appellarci a Dio con maggior slancio nella certezza di trovare in Lui comprensione e aiuto. Per questo preghiamo dicendo insieme: Signore, salvaci. Il profeta ci ha invitato alla conversione e alla purificazione del cuore, perché in queste settimane i nostri esami di coscienza siano più approfonditi e i nostri propositi più robusti, al fine di migliorare la nostra vita. Preghiamo. Signore, salvaci. Isaia ci ha assicurato che non c'è peccato che possa resistere all'intervento di Dio. Perché tutti, in questo tempo di grazia, arrivino a gustare l'abbraccio divino che rinnova e purifica. Preghiamo. Signore, salvaci. Gesù ha condannato la doppiezza, la contraddizione fra le parole e le opere. È una insidia permanente, perché la sappiamo evitare con sincerità e con forza. Preghiamo. Signore, salvaci. L'ambizione, la ricerca sfacciata del plauso umano, attira la condanna di Dio, perché i nostri rapporti con i fratelli siano ispirati uniticamente a uno spirito di servizio umile e disinteressato. Preghiamo. Signore, salvaci. Tante volte tutti i nostri fratelli e sorelle defunti hanno ricevuto da te indulgenza e perdono. Ora concedi loro il premio eterno, coronamento di tutti i tuoi doni. Preghiamo. O Dio creatore e rinnovatore, Padre tenerissimo e sommamente amabile, concedici di morire quotidianamente al peccato, perché cresca in noi la vita vera, rappresentata dalla tua grazia e dalla tua amicizia. Per Cristo nostro Signore. Seduti. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Per la potenza di questo mistero di riconciliazione, compi in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché ci guarisca dai mali di questo e ci conduca ai beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore Dio. Veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, di onnipotente eterno. Con il digiuno quaresimale, vinci le nostre azioni, il Spirito, invi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini. Un'eternità al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i sono pieni della tua gloria. Oh, Santo, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede
ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteli tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo dicendo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Come anche noi li diamo. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, e hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma soltanto una parola. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione si viene dal centro in fila per uno e si fa la comunione davanti al ministro. Quelli che non possono fare la comunione facciano quella spirituale.
Ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà e Lui ci aiuterà a risolvere tutto. In piedi rinnoviamo ora la nostra consacrazione ai Sacratissimi Cuori. Consapevoli della nostra vocazione cristiana,
rinnoviamo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunciamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce, nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre, alla presenza di tutta la Chiesa. Ti riconosciamo, Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te e al cuore castissimo di San Giuseppe offriamo e consacriamo le nostre persone, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case e il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi, quando ci appiene, alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. La partecipazione alla tua mensa, o Signore, ci faccia progredire nell'impegno di vita cristiana e ci ottenga il continuo aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti salutiamo, o Regina nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo Figlio, e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto, non svegnare i nostri sospiri, non deludere la nostra attesa. Il Figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore, e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, vita, speranza, a te tu hai, a te spiegare, sempre presente in questa valle, posso dunque abbracciare, rivolgere a noi per la tua salute, e noi ci sono io pronto a me lo sto adesso, salutiamo anche San Giuseppe per guadagnare l'indulgenza plenaria. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e verginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori. E ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe uniti, onore e lode, salvate le anime. San Michele, San Gabriele, San Raffaele,
e voi tutti, santi angeli del cielo, pregate per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Ora benedico le fotografie che avete portato anche di ammalati che avete qui o a casa, gli indumenti, oggetti sacri, anche l'acqua, il sale, l'olio, le candele e anche i viveri, i cibi che mangiate, perché come dice la Madonna, possiate essere protetti dagli attacchi e dalle insidie di Satana, mentre cantate un inno alla Madonna. Della Madonna non lo posso mettere, chi ha bisogno dei boccettini li chiedete agli oggetti sacri e usatelo con fede. La Madonna fa tante grazie anche fisiche a quelli che usano quest'olio che arde notte e giorno davanti alla sua immagine. Vi auguro una buona serata, un buon rientro, con l'augurio che possiamo essere sempre i consolatori del santo volto di Gesù. Ricordate questa bella giacolatoria, semplicissima. Santo volto di Gesù, abbi pietà di noi e del mondo intero. Semplice. Santo volto di Gesù, abbi pietà di noi e del mondo intero. E ripetetelo spesso, e Gesù ci salverà, ci libererà da tanti pericoli, da tante malattie e sarà sempre con noi per aiutarci. Un saluto anche a tutti i fratelli e le sorelle che sono stati collegati con noi, in particolare gli ammalati, anche quelli del Covid. Abbiate fiducia anche voi perché Gesù vi aiuterà a ritrovare la salute e a lodare Dio insieme a noi per sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Ti salutiamo. Nessuna creatura che venga come te, prega per noi Maria, prega e di noi, Madre e tutto cuore. Amen.
Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono del mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Apriamo il cuore a Maria. O Maria, mamma nostra cara, nei momenti difficili della nostra vita, come quello che stiamo attraversando ora, noi sentiamo la tua vicinanza e percepiamo il battito del tuo cuore che ci infonde coraggio e serenità. O Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, tu andasti in fretta da Elisabetta per aiutarla in un momento tanto delicato della sua vita. Vieni anche nelle nostre case e riempile con la luce e il conforto della tua materna bontà. O Maria, mamma nostra cara, come accadde a Cana di Galilea, talvolta cadiamo nell'apprensione. Aiutaci con la tua presenza sempre attenta e vigile e riportaci a sorridere con rinnovata fiducia. O Maria, tu non ci abbandonerai mai. Grazie. Meditiamo i misteri gloriosi. Il primo mistero glorioso ci mette davanti l'evento più grande e più consolante di tutta la storia umana. Gesù risorge dai morti e dà inizio ad una nuova umanità, della quale noi facciamo già parte per il battesimo, ma aspettiamo il compimento nella risurrezione finale della carne. Viviamo quell'attesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero glorioso ci mette davanti la scena dell'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è un abbandono, Gesù è sempre presente, ma è nascosto, perché vuole che noi siamo la visibilità della sua bontà, della sua mitezza, della sua pazienza, della sua umiltà e della sua misericordia. È una grande missione, Padre nostro. Sia santificato, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù, e lo Spirito Santo discende su Maria e sugli Apostoli in preghiera nel Cenacolo e riempie di coraggio, di entusiasmo il loro cuore per annunciare la bella notizia che Dio ci salva in Gesù.
e la missione continua attraverso di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. In Maria si compiono perfettamente le parole del suo Magnificat: Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Quante volte vediamo compiersi queste parole, quante volte, Padre nostro. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Il quinto mistero glorioso è il Paradiso, che è la meta della nostra vita, la speranza della nostra vita. E in Paradiso Maria è Regina degli Angeli e dei Santi, e in Paradiso e dal Paradiso Maria ci segue, ci protegge, perché Maria è Mamma per sempre, la nostra Mamma Celeste. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima,
prega per noi. Padre Santissimo, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Regina d'Amore, prega per noi. Madre Angelare, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Madre della vostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Marca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della madre, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli
per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Invoco la benedizione del Signore per ciascuno di voi, per coloro che ci seguono da casa o dagli ospedali o dalle residenze per anziani o da qualsiasi altro posto. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a casa il frutto della preghiera, che è la bontà.